Salve a tutti, oggi parliamo di un nuovo libro e questo video vorrebbe essere il primo di una serie, che spero lunga, dedicata alla cultura ebraica. E parleremo di libri che parlano dell'ebraismo, parleremo soprattutto di romanzi scritti da autori ebrei, e cercando in qualche modo di così approfondire e conoscere qualcosina di più di questa cultura. Io non sono ebreo, non ho parenti ebrei e non ho nemmeno amici nella mia cerchia, non conosco persone ebree, quindi direi che il libro ideale per cominciare è senz'altro questo qua. Riccardo Calimani, non è facile essere ebreo. Vi vorrei sottolineare il sottotitolo, l'ebraismo spiegato ai non ebrei. Ecco, questo è un agile libretto. E Calimani è un veneziano, abita a Venezia da molto tempo, e con questo libretto si è proposto di fare, un po' sorvolando a volo d'uccello, i principali aspetti dell'ebraismo, insomma, come lo vede lui, come veneziano. Comincio con un episodio che lui racconta in questo libro, molto bello. È stato chiamato a Venezia lui a parlare in un incontro pubblico e il presentatore, mentre appunto lo presentava, ha detto: continuiamo il nostro incontro con le popolazioni straniere residenti a Venezia. Lui, con molta ironia, quando ha parlato, ha chiesto alla sala: ma fra di voi, era Venezia, quanti di voi possono dire che la loro famiglia è veneziana da 100 anni? E molta gente ha alzato la mano, poi ha chiesto: da 200 anni, o meno, naturalmente, quanti di voi possono dire di essere veneziani da 300 anni come famiglia? Nessuno ha alzato la mano. Allora lui ha detto: beh, la mia famiglia è veneziana da 500 anni. Cosa ha voluto dire con questo episodio? Che gli ebrei non sono gli stranieri. Le persone di religione ebraica sono italiani, sono francesi, sono israeliani, sono americani, quindi non esiste un popolo straniero dentro da noi. Il nostro Riccardo Calimani è un italiano, anzi è un veneziano di religione ebraica. Ecco, questo è molto importante per cominciare anche a inquadrare. Questo libro ci dice tante cose, alcune nessuna viene proprio approfondita in modo molto, come dire, profondo, appunto. Però ci racconta tante cosette. E innanzitutto un dato: quanti sono gli ebrei? Noi non lo sappiamo, quanti sono gli ebrei al mondo. Allora, il dato che lui ci dice, riferito al 2002, beh, insomma, sono quasi 20 anni fa, ma insomma non sono cambiati di tanto, è il seguente. Arrotondo al migliaio. In Italia ci sono 29.000 ebrei, in Francia 519.000, in Israele 5 milioni, negli Stati Uniti 5.700.000, in tutto il mondo ce ne sono 13 milioni. Non sono tanti, non sono tanti. Poi in questo libro ci racconta quali sono le basi teologiche dell'ebraismo, ci dice quali sono i libri principali, la Torah, il Talmud, e la cosa che colpisce leggendo questo si capisce che l'ebraismo non è una religione come per esempio il cattolicesimo di tipo veramente monolitico, e non hanno un papa gli ebrei, ci sono i rabbini, ci sono molti rabbini, i rabbini capi di molte comunità, ma non esiste un unico modo di essere ebrei. Quindi essere ebreo non è una caratteristica che fa del popolo ebreo qualcosa di monolitico. Gli ebrei si sono sempre caratterizzati per il loro piacere, voglia di discutere. I libri sacri di cui parla questo testo, di cui parla il nostro autore, sono il più delle volte fatti di discussioni, interpretazioni, no? E molto spesso i rabbini non sono in accordo fra di loro. Quindi la discussione, la continua ricerca della libertà di pensiero e della soluzione ai vari problemi è una delle caratteristiche degli ebrei.
Nella raccontare la storia degli ebrei, naturalmente Calimani si sofferma anche qui brevemente in quelli che sono stati recentemente due episodi che hanno fortemente modificato la storia degli ebrei, cioè la Shoah. Quando parla della Shoah usa delle parole molto interessanti, che dice, da una parte dice la Shoah non è stata unica. I nazisti, prima di dedicarsi agli ebrei, si sono dedicati agli handicappati, agli zingari, agli omosessuali. E dice in qualche modo, sì, noi abbiamo avuto una cosa gravissima, non dobbiamo dimenticarla, ma non dobbiamo nemmeno pensare che è l'unico episodio della nostra storia. La quale storia è caratterizzata da moltissimi episodi negativi, ma è anche caratterizzata anche da momenti di vivere tranquillo all'interno delle popolazioni, dei vari stati dove vivono gli ebrei. Questa è una cosa molto importante. Il secondo punto che prende in considerazione come elemento importantissimo nella storia degli ebrei è la fondazione dello Stato di Israele. Finalmente il sionismo ha avuto uno sbocco nella fondazione dello Stato di Israele. Non si addentra assolutamente nel discutere la politica dello Stato di Israele, dice soltanto che ha avuto un sogno. In questo sogno gli israeliani si ritiravano dalle zone occupate, i palestinesi all'inizio sorpresissimi capivano che era un segno di pace, e quindi c'erano questi due popoli che potevano vivere in pace per sempre. Il presidente del Consiglio o della Repubblica, non mi ricordo, era David Grossman, lo scrittore italiano, lo scrittore israeliano, eccetera. Bene, qual è il messaggio quindi che passa da qua? Il messaggio che secondo me dovrebbe passare ai non ebrei, quello di questo popolo che fa parte di noi. Cita a un certo punto, per chi non li conoscesse, stupefacente quantità di persone che hanno contribuito alla cultura europea, da Ludwig Wittgenstein, Gustav Mahler, Karl Popper, Joseph Roth, meraviglioso autore, Sigmund Freud, naturalmente, Kafka, Werfel, Albert Einstein e molti tedeschi. In Italia ci basta ricordare Umberto Saba e Italo Svevo. Ecco, gli ebrei hanno fecondato la cultura europea in modo importantissimo. Gli ebrei però, come ho detto prima, non sono un popolo monolitico. Naturalmente la parola razza non viene neanche presa in considerazione in questo libro, ma è soltanto qualche, credo mai nessuno dotato di un minimo di intelligenza o di conoscenze continua a pensare esista una razza ebraica. Gli ebrei non sono una razza, non sono un popolo. Allora che cosa sono? È talmente importante questa domanda, è difficile, che lo Stato di Israele se l'è fatta questa domanda, perché dopo la sua costituzione, dopo una decina d'anni, ha dovuto decidere: ma chi sono gli ebrei? Come facciamo a dire un ebreo chi è? Gli ebrei ufficiali dicono: ebreo, figlio di madre ebrea o convertito. Però per esempio nello stesso Stato di Israele sono arrivati 1 milione di russi ebrei ufficialmente, però secondo anche l'autore non è proprio ben chiaro se fossero realmente ebrei o fosse convenuto a loro dichiararsi ebrei per poter emigrare in Israele. C'è il problema di un figlio, di un padre ebreo, se è ebreo o non ebreo. Allora alcuni dicono che soltanto dopo aver fatto la formazione ed essere diventato adulto a 13 anni può diventare ebreo, eccetera. Quindi non esistono gli ebrei come un popolo geneticamente e culturalmente omogeneo. Ecco, questo è la cosa principale. Bene, ripeto il titolo del libro, Riccardo Calimani, Non è facile essere ebreo. L'editore è La Nave di Teseo, costa 12 euro, è un libretto molto, molto agile, perché alla fine sono meno di 150 pagine, quindi insomma si legge abbastanza facilmente ed è molto interessante. Bene, buona lettura.